Una competizione ai fornelli che ha voluto mettere in risalto le prelibatezze del Molise, i nostri valori e le tradizioni in cucina. Stiamo parlando del concorso gastronomico Mari e Monti, ideato dal noto chef molisano Domenico Ruggeri, grande sostenitore della cucina nostrana. È nata nel 2011 con l'intento di far conoscere soprattutto i nostri prodotti molisani e i nostri ristoranti. Quando vado all'estero porto sempre dei piatti tipici della nostra regione, piatti poveri ma ricchi comunque di tradizione e di gusto. E cerchiamo poi di fare un piatto, diciamo, Mari e Monti, oppure un piatto semplice, oppure trasformarlo in un piatto gourmet. Una manifestazione che di anno in anno cresce, 22 gli chef in gara in questa edizione 2018. L'evento si è svolto a Castelpetroso, all'hotel La Fonte dell'Astore. Antipasti, primi e secondi, valutati da una giuria di qualità presieduta da Davide Mazza. Noi chef di giuria dovremmo valutare sotto l'aspetto tecnico, gusto e creatività del piatto, quindi anche quest'anno, dopo la settima edizione, io ho la fortuna di partecipare dalla prima, no? Quindi con e per Domenico, che ha portato su quest'idea, molti concorrenti quest'anno, dei piatti interessanti che portano avanti la cultura molisana con i prodotti molisani, i tartufi e asparagi straordinari, ed è sempre molto molto interessante. Chiaramente sono un giudice, tra l'altro sono insignito della presidenza, quindi essere un pochettino obiettivo, e c'è da crescere, c'è da lavorare ancora, no? E cercare di fare sempre meglio. Però devo dire, c'è subito una netta differenza tra la prima edizione, primissima edizione, alla settima, quindi il concorso prende sempre più piede, ci sono professionisti sempre più preparati e per noi è un grande stimolo di confronto. Diversi i premi assegnati, ma il titolo di primo assoluto è stato vinto da Luca Mignogna con il suo tenero coniglio con primizie dell'orto.